Allora, eccoci qua, vediamo un impianto, lo inquadriamo, siamo sempre con l'amico che abbiamo incontrato prima, vediamo che ci sono anche dei camion. Che significa questo CDA, CDM, CDR? CDR, centro di raccolta. Questo qui era stato proposto qualche tempo fa, era stato proposto come CDR appunto per fare questo centro di raccolta in questa zona, poi attraverso ovviamente delle manifestazioni anche delle persone residenti, fortunatamente è stato chiaramente bloccato questo progetto, ma come vediamo comunque già è presente un capannone con varie ovviamente Facciamo discariche, una caricamenti camminata. qui intorno e tutto quanto nell'assoluto abbandono. Qua vediamo anche per esempio dei camion dell'immondizia, ovviamente Un pieni anche questi compattatore, qua, credo sia. E compattatori. si sente pure uno Chiaramente, strano odore, certo, con tutto quanto questo caldo, questo sole, qua, figuriamoci, qua addirittura volevano anche portare anche dell'umido qui, quindi figuriamoci che cosa sarebbe stato questa zona, insomma, sarebbe stato un vero però macello. questo sembra plastica, quindi magari è il compattatore che emana dei cattivi Sì, odori, però è certo, questa qui è plastica. plastica, Esatto. esatto, questa qui è la raccolta dei Siamo rifiuti, precisi insomma. perché è meglio essere precisi. Assolutamente, Andiamo. assolutamente. Però insomma, se fosse dell'umido dell'altro, con le temperature 30, 35 gradi, 25 gradi, Esatto, esattamente, esattamente. Il problema è che adesso è stata cambiata la convenzione, siamo passati alla SM, prima eravamo con Gessa, e nella proposta però di convenzione è previsto ovviamente che ci sia un CDR comunale. Certo. È strano che Quindi centro di centro di raccolta, raccolta comunale. CDR. È strano che alcuni, tutti quanti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, a parte qualcuno ovviamente, ma soprattutto quelli di minoranza, hanno votato ovviamente per avere questa nuova convenzione e la loro scusante, quando ovviamente abbiamo fatto vedere e capire che c'era nella proposta, c'era anche la possibilità di insediare un CDR comunale all'interno ovviamente del nostro territorio. Ci è stato candidamente risposto, ma noi non l'abbiamo letta la proposta. Quindi, insomma, ma l'abbiamo votata senza nemmeno averla letta. Cioè, questo è ancora. Abbiamo votato semplicemente la convenzione. Noi siamo rimasti assolutamente allibiti, però sono le stesse persone che poi votano delle cose senza nemmeno andare a vedere le proposte. È questo quello che è pazzesco. Noi rimaniamo ovviamente sconcertati di come degli amministratori uscenti che si ripropongono, e questo è il problema, che si ripropongono, sono capaci di fare ovviamente un casino del genere, perché tutto sommato nella proposta c'è scritto di questo CDR. Adesso loro si possono anche sbattere e alzare anche ovviamente le voci e battere anche i pugni sul tavolino, ma lì c'è scritto e chiaramente loro l'hanno votata. Questa è carta canta e questo è il problema. Verbal spola, scripta, manent. E qua Manent. vediamo che c'è Scuolabus, comune di Scopito. Quindi Sì, c'è una scuola qua. in realtà questa era una vecchia, cioè c'è stata la scuola, poi è diventata ovviamente anche questa una parte del comune, dopodiché è tornata ad essere scuola. Oggi non è più niente perché praticamente i bambini di questa scuola sono stati trasferiti in una scuola provvisoria, questo perché è il sito dove dovrebbe nascere la nuova scuola di Scoppito, quella che accennavo Ma prima, quindi no? questa scuola non è entrata mai in No, funzione? questa è stata, sì, era una scuola e adesso sono invece i bambini sono stati spostati. Questa in realtà è stata anche per un breve tempo anche comune, La sede del poi di comune. nuovo ritrasformata a scuola, è un po' polifunzionale, insomma, come piace dire, quando si fa di tutto è polifunzionale. E adesso invece i bambini sono stati trasferiti in una struttura qui vicino, in un vecchio ristorante, è stato adattato praticamente a scuola. Perfetto, però il discorso, no, perché parlando di scuole purtroppo viene da parlare della tragedia che c'è stata in una scuola aquilana Purtroppo. purtroppo qualche tempo fa. Allora, questa scuola è rimasta, cioè questo fabbricato polifunzionale, ma sicuramente provvisorio, no?
Per quanti anni, per quanto tempo, per quanti mesi, per quanti giorni è rimasto più o meno, chiaramente chiuso, inutilizzato? Utilizzato diciamo nell'ultimo anno, ma in realtà questo qua poi è stato aperto anche per fare per esempio la campagna di screening per quanto è stato il discorso ad esempio dei tamponi Perfetto. per il Covid, ma diciamo che è stato prima utilizzato come scuola subito dopo il discorso terremoto, è stato utilizzato perché qui hanno avuto numerosi problemi ovviamente le varie scuole che sono praticamente sul territorio. E quindi è stato creato questo MUSP per cercare ovviamente di portare praticamente i bambini alla scuola. Ma in realtà poi ha avuto vari cambiamenti, come abbiamo detto. Questa zona però è importante farla vedere perché è qui dove dovrebbe nascere la nuova scuola. Una scuola che è Cioè, quindi stata. sarebbe dietro oppure su No, questo proprio su lato? questo MUSP Ah, deve su essere questo. rimosso, deve essere proprio qui, deve essere costruito. Perfetto. È già stata finanziata e rifinanziata, quindi abbiamo circa 7 milioni di euro per costruire qui davanti a noi ovviamente una scuola. Tutto questo ci andiamo dietro da circa 10 anni, anche qui siamo proprio fermi, Cioè, anche ci qui non. Per sono X milioni di euro edificare la nuova per scuola, sì. fare la scuola, da quanti anni più o meno? Da circa 10 anni, o Quindi per la precisione 8 8 se non anni, quindi da erro. 8 anni ci sono 8 milioni di euro e la scuola ancora non viene No, costruita. niente, eccolo qua, ce l'abbiamo di fronte. Questo è innegabile, ovviamente. È innegabile. Adesso sembra che stiano facendo ovviamente gli espropri di questi terreni qui intorno, perché chiaramente questi qua sono dei terreni privati, quindi stanno facendo degli espropri per poi poter edificare. Speriamo per poter edificare. È normale che questo è uno dei nostri obiettivi per quanto riguarda la nuova amministrazione, assolutamente. Va bene, noi la ringraziamo, siamo venuti qua per una cosa, però va bene, No, abbiamo visto. invece mi preme dire Sì. una cosa che forse per puntualizzare, perché siccome ce ne vengono dette tante e anche personalmente, voglio essere chiaro con tutti quanti. Io vivo a Scoppito e vivo a Collettara e voglio che ci sia il meglio per il comune Scoppito. Assolutamente, finché ci sarò io e credo anche, ovviamente, sicuramente il dottor Lombardi, il CDR, qui su questo territorio non verrà mai fatto. E non firmeremo convenzioni o stupidaggini del genere che prevedono i CDR qui sotto mentite spoglio perché è scritto in piccolo. Noi siamo abituati a vedere anche le cose piccole. Per il nostro lavoro guardiamo le cose piccole, non guardiamo le cose piccole per poi attaccare gli altri. Qui, come ho detto prima, stiamo guardando la pagliuzza del perché si sono dimessi così qua quando non vediamo le travi negli occhi, come un buco pazzesco lasciato da una partecipata del comune. Quindi stiamo molto attenti a quello che dicono queste persone. Bene, ci fermiamo qui con questa inquadratura del pulmino.